nuove aree dedicate all'arte del ricamo e al cake design, torna a Napoli Creativa, la fiera dell'artigianato, dell'hobbistica e del bricolage che si terrà dall'8 al 10 novembre alla Mostra d'Oltremare. Dalla bigiotteria al decoupage, il pubblico potrà acquistare manufatti e creazioni di ogni genere, ma anche assistere a dimostrazioni pratiche tenute dagli espositori sulle tecniche e i materiali utilizzati. Da Napoli lanceremo un messaggio corale, cioè che sono questi i modelli di economia e di sviluppo che bisogna inseguire nel paese e che i giovani devono essere destinatari di questo tipo di politica e di questo nuovo tipo di imprenditorialità. Nata alla Fiera di Bergamo nel 2008, Creativa torna in città per la terza volta dopo il grande successo registrato nelle precedenti edizioni. In aumento le aziende partecipanti, 80 quelle già registrate, così come il numero di corsi e laboratori dimostrativi organizzati dagli esperti. Il bello di questa manifestazione è che gli espositori mettono a disposizione le loro competenze, la loro professionalità ai visitatori, per cui chiunque può veramente apprendere i trucchi e tutte le maestrie dei professionisti per poi in casa provvedere o tentare di ripetere l'operazione. Tra le principali novità di quest'anno, la collaborazione tra l'ente Fiera Promoberg che organizza l'evento e l'assessorato ai giovani del comune. 15 ragazzi napoletani selezionati attraverso un bando pubblico avranno la possibilità di far conoscere il proprio talento. Ognuno di noi porterà quindi il suo sapere, avrà uno stand, farà delle dimostrazioni o un piccolo laboratorio pratico per cui le persone potranno avere sia un contatto proprio umano con noi che vedere quello che siamo capaci di fare. Ancora una volta abbiamo la prova che c'è un capitale latente che deve trovare delle strade reali di occupazione, delle strade reali di protagonismo, e attraverso questo momento diamo coerenza a tutta una serie di interventi che la città di Napoli e il Comune sta mettendo in campo in questa direzione.